politica è caricata di molte, forse troppe attese e anche di qualche impazienza, anzi molte impazienza. E si vorrebbe forse, io l'ho registrato anche dai moltissimi messaggi che ho avuto, qualcuno anche un po' aggressivo, che questa giornata che deve essere un inizio fosse già una conclusione. E noi siamo contenti della partecipazione che c'è stata, ma noi vogliamo parlare anche a quelli che qui non sono venuti. Vogliamo parlare ai giovani, ai precari, ai migranti. E quello che a noi interessa non è oggi sostituirci alla politica, ma è quella di riportare la politica alle persone. Lo dico senza mezzite. Guai se questa iniziativa che oggi stiamo cercando di avviare fosse percepita come una zattera per Napoli. Il professore ha specificato che non vuole essere una zattera per rifugiati, per fuoriusciti questo movimento. Cosa intendeva e cosa temeva soprattutto? Questa non è l'ennesima manifestazione di gruppi minoritari che vogliono in qualche modo mettersi insieme per presentare delle liste alle elezioni europee o in un'occasione successiva. Questo è un tentativo di fare un lavoro comune che possa incidere sulla politica, perché se grandi organizzazioni hanno la capacità di individuare temi, di elaborarli, di portarli all'attenzione dell'opinione pubblica, siamo sicuri che la politica ufficiale non potrà essere disattenta, e se lo sarà evidentemente avrà delle punizioni in senso buono della democrazia, cioè non solo la perdita di fiducia ma anche la perdita di consenso. Mi permetto di dire, la nostra ambizione è di più di quella di dar vita a un nuovo soggetto politico. La nostra ambizione è fare in modo che in ogni luogo la Costituzione e i principi della Costituzione tornino ad essere il riferimento del governare, dell'agire, del fare le scelte. Noi abbiamo un documento che abbiamo intitolato La Via Maestra. La Via Maestra è la Costituzione, e di fronte a noi c'è anche un rovesciamento di una diagnosi, per cui l'Italia è un paese nel quale in realtà c'è soltanto una politica ufficiale incapace di affrontare i temi, mentre in questi anni ci sono stati infiniti movimenti che hanno operato, hanno avuto grandi successi, movimenti sull'acqua, la FIOM che ha ottenuto il riconoscimento dei diritti sindacali. Bene, bisogna unire tutte queste forze perché le grandi indicazioni costituzionali che rimangono valide, da quelle che riguardano il lavoro e l'eguaglianza, possano trovare attuazione come dovere in un paese democratico. Quando Rodotà diceva bisogna tornare a discutere di cambiare la nostra società, di trasformare la nostra società, questa non è solo un'operazione politica, questa è anche un'operazione culturale, è anche un'operazione di ricostruzione di un sentirsi parte e di valori sostanzialmente di fondo. È perché è molto più comodo guidare un gregge ignorante. E non sostenere piccole ambizioni, perché di noi, di persone che hanno ambizioni, non ce n'è nessuna. Rimettere al centro il lavoro, la legalità, rimettere al centro l'idea di una costruzione dell'Europa e i diritti fondamentali della Costituzione, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. In una fase di questo genere la pace, come si diceva, non solo per essere contro le guerre, ma per costruire davvero una cultura in cui la guerra viene messa in secondo piano e si afferma un elemento di questa natura. E quando, come primo inizio, un movimento che vuole nascere pone l'obiettivo fra 34 giorni di una manifestazione, sulla riuscita o meno di questa manifestazione si gioca la sua esistenza fin dall'inizio. Perché se questa manifestazione sarà anche minimamente inferiore a quella, ad esempio, che nel settembre del 2002 si svolse con Nanni Moretti e Giro Tondi,
sarebbe una sconfitta. Se dopo la nostra manifestazione l'unica alternativa possibile vincente, anche elettoralmente a Berlusconi, si chiamerà Renzi, il Berlusconi avrà vinto. Aver proposto una manifestazione non è nemmeno la manifestazione la fine di questo percorso, e il modo nuovo con cui noi vogliamo affrontare, abbiamo fatto un'assemblea aperta, appunto aperta a tutti quelli non che vogliono recuperare ciò che hanno perso, ma a tutti quelli che pensano che ripartendo dalla Costituzione tu puoi cambiare questo paese.